questa partita di Superlega, Young Boys vince all'ultimo secondo contro il Napoli. Faccio innanzitutto i complimenti a tutte e due le squadre, una bella partita, correttissima, ma nonostante ciò non è mancato l'agonismo. Dona, parto da te, alla fine forse andare ai rigori era il risultato più giusto. Loro passano con un gol comunque su un fallo abbastanza dubbio, però dai, la prestazione c'è, voi siete ancora in Europa League, loro erano stati eliminati dalla Champions, quindi forse era giusto che passavano loro. Sì, sì, stasera chiederò la Moviola a Graziano Cesari. Scherzi a parte, è stata una bella partita, combattuta. Secondo tempo siamo un po' calati, forse pure perché eravamo contati, però peccato perché il pareggio era giusto, però bella partita. Sì, perché voi eravate partiti proprio a razzo, subito due gol, eravate messi bene in campo, forse aveva ragione Danilo sul campo piccolo. Andiamo di più. Allora, io ti faccio i complimenti, ci vediamo settimana prossima per l'Europa League. Ti lascio salutare il buon Paolo. Ciao, qui. Mister, allora ci volevi tu? Sì, ci volevo io, assolutamente. No, non è così, però avere una buona organizzazione serve sempre all'esito della gara in genere. È stata prova, infatti, questa partita. Abbiamo messo in pratica la nostra organizzazione, appunto, ci ha contraddistinto nelle edizioni passate. Cosa ti è piaciuto, a parte l'organizzazione, e cosa non ti è piaciuto della tua squadra? A parte Diego cosa Zaccheroni, non mi piace della mia squadra? A parte Diego Zaccheroni, a parte Diego Zaccheroni che si appella sempre alla sfortuna, purtroppo così non è. Cosa non mi piace? Non mi piace ancora tanto, purtroppo però fisicamente lo sai, non stiamo nelle migliori condizioni. Quello che mi è piaciuto invece è che abbiamo avuto molto testa e fino alla fine eravamo consapevoli che la gara poteva uscire a nostro favore, così è stato e ce la siamo portati a casa, credo meritatamente. Io vi faccio i complimenti, a quando è il tuo ritorno? Pensi tra una settimana ti riusciamo a... Mi auguro presto, capiamo un attimo il medico cosa dice e ritorno a toccare la sfera. Complimenti e in bocca al lupo, forza. Ciao, grazie. Press.